Buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato nel 1993 i simposi nella Repubblica di San Marino e oggi, dopo oltre 80 di questi eventi, ci troviamo alla vigilia del prossimo, che è quello autunnale che ha luogo all'Hotel Quercia Antica in via della Capannaccia a San Marino, quindi su in vetta, come suol dirsi, come sempre. Il 20 e 21 di ottobre. A questo riguardo devo dire che dal momento che il discorso riguarda fondamentalmente un giorno, il congresso dedicato alle origini ignote della civiltà e gli anacronismi storico-archeologici, e il giorno dopo al problema di scienza, tradizione e dimensione del sacro, abbiamo messo come argomento per la prima manifestazione un passato tutto da riscrivere e per la seconda inquietanti presenze nel sacro, nella storia e nel mito. In realtà questi due congressi, come sempre, sono abbastanza complementari perché portano alla ribalta tutta una serie di enigmi ancora irrisolti che comunque ci dicono che il nostro passato e le nostre tradizioni vanno non soltanto attentamente approfondite e riviste, ma vanno anche talvolta buttate da parte, perché vanno sostituite con altri dati che emergono sempre di più. E questo può valere per l'Antico Egitto, per l'America precolombiana, per le civiltà megalitiche, per Atlantide, per tutta una serie di questioni non ancora risolte che il passato ci sta propinando a ogni piè sospinto. Quindi vale effettivamente la pena di approfondire questo aspetto. E per quanto riguarda il secondo giorno, scienza, tradizione e dimensioni del sacro, è importante che si prenda coscienza del fatto che quello che noi sappiamo oggi da un punto di vista della tradizione e che diciamo è stata passata di mano dall'antico Egitto alla cultura greco-romana, a quella ebraica, per poi arrivare al templarismo fino poi ai Rosacroce e anche a altre realtà come quella massonica, per esempio, è un insieme di informazioni e di insegnamenti che costituiscono proprio un filo rosso non interrotto che vale la pena di essere conosciuto e di essere approfondito, perché oggi le grandi religioni ci stanno francamente molto deludendo, la politica ci ha già abbondantemente deluso, la filosofia anche. Per cui non c'è niente di strano che la gente cerchi nuove risposte ad interrogativi senza tempo. Per cui non mancate e intervenite tutti a San Marino, dove effettivamente passerete un fine settimana con argomenti di estremo interesse.